Ciao e benvenuti su Psicologia e Scienza. Io sono Antonello e non credo che ci sia bisogno di spiegazioni per quanto riguarda l'argomento di cui andremo a parlare oggi. Perché pensate che è dal 17 dicembre del 1989, nel 91 in Italia, che la famiglia Gialla è lì, presente dopo ogni pasto di mezzogiorno, con le loro improbabili situazioni e memorabili sketch. In quanto parodia di una tipica famiglia americana, i Simpson hanno assorbito, registrato e trasmesso quello che è il pensiero comune della società intorno agli autori. E in quanto tale, loro ho pensato, perché non usare questo strumento per delineare quello che, seppur parodizzato, una famiglia americana tipica pensa della psicologia? E perché no, trovare anche un'ottima scusa per giustificare le ore e ore di tempo utilizzato per guardare le ben oltre 30 stagioni della serie. Questo desiderio è ben rappresentato nel libro The Psychology of the Simpsons, curato da Chris Logan e dal dottor Alan Brown, professore di psicologia alla Southern Methodist University. Gli autori sostengono, come famiglia, i Simpson riflettono accuratamente una gran parte delle famiglie degli Stati Uniti. Sono caucasici, di classe media, e hanno una struttura familiare tipica, composta da due adulti eterosessuali sposati, tre bambini, un gatto e un cane. Così, dall'esterno, i Simpson sembrano una normale famiglia di classe media. Tuttavia, ad un ulteriore esame, questo non è esattamente vero. Più di qualsiasi altra situation comedy recente, i Simpson sono molto impegnati nella discussione tra psicologia seria e psicologia spicciola. Che si tratti di Lisa, che spesso esprime intuizioni freudiane di fronte a situazioni assurde, di solito sotto forma di qualcosa che Homer ha fatto, o attraverso parodie dirette della disciplina tramite figure come quella del dottor Marvin Monroe e della dottoressa Zweig. Gli autori dei Simpson comprendono la portata della psicologia nell'immaginario popolare ed è infatti uno show che dipende dalla familiarità del pubblico americano con i vari concetti psicologici, che vanno per esempio dallo psicoanalitico, il complesso di Edipo, complesso di Elettra, io super io es, al diagnostico, testi Rorschach, diagnosi come ADHD, fobie specifiche, al terapeutico, terapia d'urto o libera associazione e ai vari test di personalità che spesso fanno la loro comparsa negli episodi. È importante però notare che la relazione tra psicologia e lo show è spesso ambivalente. Nell'episodio Paura di volare, la famiglia Simpson ottiene dei biglietti aerei gratuiti per una qualsiasi località degli Stati Uniti. Tuttavia, si scopre che Marge ha una tremenda paura di volare, che costringerà la famiglia a scendere dall'aereo. Come aiuto per superare questo problema, Marge viene affidata alla dottoressa Zweig, psicoterapeuta che... no spoiler. Concentriamoci un attimo su questa prima parte. Mentre sono in aereo e Marge è visibilmente provata da questa situazione, Homer consiglia a Marge di reprimere le sue paure per non disturbare nessuno. E mentre Lisa sostiene il valore di trovare la radice della sua fobia attraverso un'analisi, questo commento è solo la punta dell'iceberg rispetto al dibattito in corso nella serie. Qual è la validità della psicologia e, come in questo esempio, della terapia? Aiuta o danneggia l'individuo? Infatti, i Simpson prendono spesso di mira l'industria della psicologia spicciola, compresa la psicoanalisi forzatamente anticonvenzionale, e le tendenze di autoaiuto presenti in alcuni libri popolari. Gli autori non cercano semplicemente di decostruire questi concetti, ma di generare una conversazione che rivela la complessità, le contraddizioni e la rilevanza della psicologia spicciola, vedendola in azione o in inazione nella vita della più familiare, appunto, famiglia americana. Un padre con un problema di alcolismo, una madre con una dipendenza dal gioco d'azzardo e una serie di fobie, una figlia angosciata, un figlio con ADHD e disturbo positivo provocatorio. Detta così, a prima vista, in contraddizione quanto detto all'inizio, sembrerebbe quindi che tutti siano abbastanza problematici. Ma, ancora una volta, ad un esame più attento, i Simpson sono in realtà, nonostante tutto, abbastanza funzionali. La famiglia ha sopportato oltre 30 stagioni di problemi coniugali, problemi di soldi, personali e letteralmente centinaia di disavventure. È a causa delle loro vite problematiche che lo show è entrato in risonanza con i suoi milioni di spettatori. Esso getta sfacciatamente il concetto di normalità in un serio dubbio. Tutto ciò che può essere considerato normale viene esaminato con grande scetticismo. Infatti non si fa scrupoli ad esporre e sfruttare gli aspetti più sospetti e gli usi e gli abusi della psicologia spicciola. Ad esempio, i Simpson, a differenza di molte altre situation comedies,
giocano con la convenzione di dover servire una soluzione preconfezionata che rimedierà ai problemi opprimenti della vita in circa 30 minuti. E, mentre lo show segue tali soluzioni rapide, riesce a deridere, mettere in discussione e minare quelle stesse convinzioni. Prendendo in giro la convenzione della sitcom del tutto e subito, prende anche in giro la tendenza della psicologia spicciola a farlo e nel trattare seri problemi personali in onda o attraverso stampa popolare. In più episodi, la rapida diagnosi e cura spicciola offerta dal dottor Marilyn Monroe, ovviamente fallimentare, è spesso derisa. Da una prospettiva clinica seria, molti dei problemi psicologici affrontati dai personaggi dello show potrebbero in realtà richiedere anni e anni di trattamento per essere risolti. Ma in Springfield, anche quando problemi come la paura di volare di Marge affiorano, distruggono la vita quotidiana, essi vengono risolti nel corso di un episodio. Mettendo da parte per un attimo questa fast psychology, il messaggio sotteso è che comunque i problemi mentali ed emotivi devono essere affrontati e compresi. Mentre l'approccio della psicologia spicciola è parodizzato in alcuni episodi, ci sono altri in cui la figura dello psicologo o psicoterapeuta è professionale e conduce i propri pazienti per una migliore consapevolezza di sé e di conseguenza il trattamento è visto come utile e persino necessario. La dottoressa Zweig, nell'episodio Paura di volare, è ritratta come competente e comprensiva. La rivelazione che l'aviofobia di Marge trova la sua radice nella scoperta infantile che suo padre non era un pilota, ma una hostess di linea. L'assistenza della dottoressa Zweig nell'approfondire la radice della sua paura irrazionale è vista come un'utile autorivelazione. Mentre Homer teme che la terapia di Marge le porterà a realizzare che lui ad essere la fonte dei suoi problemi, quindi una terapia mogli contro mariti, figli contro genitori, vicini contro me, Marge impara che la soluzione è affrontare piuttosto che evitare. La tesi di Lisa, quindi, che i problemi dovrebbero essere affrontati direttamente, è alla fine rafforzata dai progressi di Marge. E in questo senso il trattamento psicologico è approvato nei Simpson quando serve all'individuo per trovare il modo di affrontare l'assurdo, il doloroso, il folle. I Simpson suggeriscono che un ruolo appropriato della psicologia, sia nella sua forma popolare che nella sua incarnazione clinica, è quello di fornire un'utile conduzione per l'individuo di concentrarsi sui problemi alla radice, per scrovare le cause e, soprattutto, capire se stessi. I Simpson, come la psicologia, affermano la necessità di comunicare, sottolineano il ruolo centrale del contesto e della complessità nella creazione e comprensione del sé. E quando lo show vede il ruolo della psicologia nel collaborare con le varie istituzioni di potere, andando a costringerla in un'ottica aziendale di velocità ed efficienza, negando quella che è l'individualità, che offre la sua critica più pungente. Per esempio, nell'episodio Papà pazzo da legare, Homer è ritenuto appunto pazzo e viene istituzionalizzato. Il signor Simpson viene individuato per la prima volta quando viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza del signor Burns, mentre indossa una camicia rosa. Questo si traduce immediatamente in un'indagine che include anche una perquisizione completa del corpo e alla somministrazione di un comicamente breve test di personalità del dottor Monroe. Tra le altre cose, le domande chiedono se Homer si bagna i pantaloni o sente le voci. Dopo che lo fa compilare a Bart, i medici stabiliscono che Homer è malato di mente e lo portano nel reparto psichiatrico. Quando si chiede come il personale sa chi è sano e chi è pazzo, Homer riceve la sua risposta sotto forma di un timbro di gomma che stampa la parola insane, pazzo appunto, sulla sua mano con un inchiostro rosso. Nelle parole della guest star Michael Jackson in quell'episodio, i Simpson chiedono: chi di noi è veramente pazzo? Di fronte ai poteri del signor Burns e alla mentalità corporativista che rappresenta, ai dettami dei costumi, delle pratiche e delle definizioni di personalità prescritte dai media o dei propri circoli sociali, come si arriva a comprendere se un individuo è veramente funzionante? Insomma, mi rivolgo a voi fan dei Simpson, se anche voi cercate una giustificazione per le migliaia di ore passate davanti alla TV, seduti su quel vecchio divano marrone con Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, apriamo la discussione e ditemi cosa ne pensate. Grazie a tutti per aver guardato questo video, troverete in descrizione l'articolo dove c'è praticamente scritto tutto quello che ho appena detto e come al solito vi auguro una buona giornata e alla prossima!